Ah, non è male, non sto dicendo cose brutte. Buongiorno a tutti e benvenuti al primo talk di questo festival. Al primo talk, mi devo aggiustare il microfono, un attimo che lo alzo. E benvenuti al primo talk di questo festival. Il tema è economia, statistica, ambiente, cultura, la crescita inclusiva. Diciamo che il festival entra immediatamente nel vivo, il tema centrale del festival è i dati devono essere rilevanti per le decisioni politiche, devono essere rilevanti per i cittadini. Il tema della crescita inclusiva è un tema che è fondamentale in questo momento. Noi viviamo un cambio di paradigma economico, ci stiamo muovendo da una crescita che per circa 50 anni era basata solamente sulla crescita del PIL, quindi su un indicatore relativamente semplice, non tanto da misurare, perché non è facile misurare il PIL, ma comunque i cittadini avevano come riferimento un unico indicatore: se il PIL cresce l'economia va bene, la società vive un certo benessere e noi quindi progrediamo. Ecco, questa concatenazione tra crescita del PIL, crescita sostenibile anche da un punto di vista sociale ed ambientale, si è un po' spezzata, un anello di una catena che si è rotto, e quindi si è cominciato a parlare di crescita inclusiva. La crescita inclusiva implica una crescita equilibrata su aspetti non solo economici ma anche ambientali ed anche sociali, quindi la riduzione delle disuguaglianze sociali di genere e di altra natura, ma anche rispetto dell'ambiente, quindi una crescita che non sia depauperativa delle risorse ambientali. Abbiamo oggi con noi cinque illustri ospiti, di cui due in presenza, quindi Cristiana Meloni del Labo Architect in Venture e Rossana Revello dello studio di consulenza Chiappe Revello. Poi abbiamo altri tre ospiti invece relatori in streaming, che dovreste vedere. Se li vedete fate un cenno che li vedete, basta anche sentire, però almeno vedere e sentire potrebbe essere utile. E che adesso un attimo cerco di focalizzare l'attenzione sul tema, nonostante i muratori che sono intorno alla loggia. E l'Istat da sempre si occupa di definire misure alternative a quelle del PIL, ricordiamo indicatori BES, ricordiamo anche un progetto dell'ONU definito Inclusive Wealth, quindi fondamentalmente ricchezza inclusiva, che va a misurare per ogni paese non solo quello che è lo stock di capitale di beni materiali, ma anche la conoscenza, il capitale umano, l'ambiente e la coesione sociale. Quindi sempre di più a livello internazionale ci si occupa della misurazione della crescita inclusiva, ma qui scendiamo proprio in casi specifici. Quindi i testimonial, i relatori che sono presenti oggi invece andranno su casi concreti, quindi come si possono raccogliere i dati, come si possono misurare i dati e qual è la rilevanza per questi dati su un tema complesso come quello della crescita inclusiva. Crescita inclusiva che, come vi ho appena detto, è un tema trasversale, include diversi domini di dati, i dati economici, i dati sociali, i dati ambientali, e quindi presuppone anche una sfida tecnologica. La sfida tecnologica è quella di integrare tra loro questi dati al fine di misurare l'economia inclusiva. Sostanzialmente gli interventi di oggi sono di due tipi. Abbiamo degli esperti di IT, quindi di disegno e sviluppo di basi dati integrate e interconnesse, e poi abbiamo le due relatrici in presenza, che invece entreranno più nel merito, quindi ci forneranno due casi di studio concreti di come questi dati possono essere utilizzati per misurare e monitorare l'evoluzione della crescita inclusiva in relazione a due tematiche specifiche: una più orientata alla rigenerazione urbana, in un caso specifico che è quello del ponte di Genova, quindi un tema di grande attualità, mentre nell'altro caso abbiamo un tema molto rilevante che verrà affrontato dalla dottoressa Cristiana Meloni, che è quello dell'innovazione, come l'innovazione può essere disruptive non solo sugli aspetti tecnologici ma anche sulla riduzione della disuguaglianza di genere, quindi l'innovazione che riduce disuguaglianza di genere. Tema
estremamente interessante, nomi di lungo oltre. A questo punto, anche se non lo vediamo ma ci crediamo, lascerei la parola a Stefano Epifani. Buongiorno a tutti, mi vedete adesso? O quantomeno mi sentite? Ok, grazie mille. Io ripartirei dal titolo di questo panel, che è appunto Economia, Statistica, Ambiente, Salute, Cultura, la crescita inclusiva. Ecco, Economia, Ambiente, Salute e Cultura rappresentano in qualche modo i quattro elementi portanti della sostenibilità, e parlare di crescita inclusiva rispetto ad essi oggi non vuol dire altro che parlare di sostenibilità, di sviluppo sostenibile. E questo vuol dire necessariamente parlare di futuro. Vuol dire parlare di futuro, perché non possiamo non partire dalla definizione, quella che è stata data dal rapporto Brundtland, del concetto di sostenibilità, ossia quell'orientamento della società a soddisfare i propri bisogni consentendo alle generazioni successive di fare altrettanto. E questo è molto importante focalizzarlo, perché quando oggi parliamo di sostenibilità noi spesso appiattiamo questo termine sul significato prettamente ambientale, ma nella sua definizione originaria l'ambiente è un elemento integrato e integrale rispetto a economia e società nel perseguimento del miglioramento della qualità della vita e nel rispetto della possibilità di chi viene dopo di noi di fare la stessa cosa. E questo vuol dire, da una parte, cercare di comprendere quali siano le caratteristiche portanti della sostenibilità, e dall'altra, rispetto a ciò di cui stiamo parlando oggi, al contesto in cui siamo, comprendere, identificare rispetto ad esse i concetti chiave utili per inquadrare il ruolo dei dati, del digitale, della statistica. Ecco, per farlo io partirei da quattro caratteristiche portanti della sostenibilità. In primo luogo la sistemica, perché sistemica vuol dire che agire su una leva, sia essa ambientale, sociale o economica, genera impatti sulle altre. E questa è una dimensione che dobbiamo prendere in considerazione quando guardiamo la crescita inclusiva, quando guardiamo lo sviluppo sostenibile. Ma il problema è che la sostenibilità non è soltanto un problema di sistema, un tema di sistema, ma è un tema di sistema complesso. E quindi il secondo termine che dobbiamo prendere in considerazione è quello di complessità, perché non siamo in grado di descrivere in anticipo le regole e le dinamiche che determinano i comportamenti del sistema rispetto alle nostre azioni. In altri termini, un sistema complesso riferisce da un sistema perché non siamo nelle condizioni di regolare, predeterminare il principio di azione e reazione. Viviamo invece in un contesto inferenziale. Qui abbiamo il terzo termine, inferenzialità, perché la complessità delle regole fa sì che ad azione non corrisponda direttamente una reazione, ma una più inferenza a valle delle quali si può riscontrare una reazione. E questo ci porta necessariamente al quarto concetto sulla base del quale costruire i principi di sostenibilità, che è quello dell'adattività delle strategie, che non possono essere predefinite, che vanno invece sviluppate sulla base di un continuo processo di analisi e ridefinizione delle stesse, che è dipendente dalle reazioni del contesto. E noi queste reazioni le andiamo ad analizzare proprio spesso grazie ai dati. In questo contesto è evidente, come l'ha dimostrato, voglio dire, l'ultimo anno e mezzo della nostra vita, come parlare di dati sia sempre più importante. Intanto perché i dati sono entrati pesantemente nelle nostre giornate. Abbiamo vissuto la primissima fase del lockdown, tutti attaccati alla conferenza stampa quotidiana, nella quale venivano dati, o più spesso venivano dati numeri, che in qualche modo regolavano, poi determinavano i nostri comportamenti. E mai come oggi ci si è resi conto di come il dato, seppure in sé possa essere asettico, non lo è affatto nelle letture e nelle interpretazioni che gli si danno. Perché le letture possono essere tranquillizzanti o allarmanti, gli effetti che genera possono essere di paura o di serenità, le reazioni che produce possono essere: esco o rimango a casa, mi metto la mascherina o non me la metto, e le decisioni politiche che determina lockdown o no. Ecco, insomma, oltretutto in tutto ciò ci piacerebbe che tutto ciò fosse oggettivo, ma il problema è che la stessa modalità con la quale si costruisce la conoscenza dimostra che non c'è conoscenza oggettiva, e che qualsiasi informazione è determinata dalla modalità di lettura con la quale vengono scelti, considerati, aggregati, assemblati e mostrati i dati. In questo viviamo una fase di crescente complessità, rispetto alla quale ci vengono, nella costruzione di modelli di sostenibilità, ci vengono in aiuto le tecnologie. Per questo la mia fondazione parla di sostenibilità digitale. Ci vengono in aiuto le tecnologie perché si parla di big data, si parla di intelligenza artificiale, di machine learning. Il problema è che
con tutti questi termini che si affastellano e queste metodologie che si affastellano, noi dobbiamo essere ben consci di ciò che si intende con queste parole, con questi concetti e con queste metodologie, di quali sono le opportunità e di quali sono i limiti reali che spesso queste tecnologie e questi strumenti presentano. In ogni caso, quale che siano, c'è una costante, quella dell'algoritmo. Quindi, in ogni caso, noi tendiamo e tenderemo sempre di più ad affidarci ad algoritmo. Ecco, il problema è che noi spesso, se anche sappiamo come funzionano questi algoritmi, siamo in grado di intercettare le inferenze che generano, non sempre siamo in grado di dar loro un senso. E quindi la domanda diventa: come facciamo a dare un senso a ciò che emerge dall'analisi dei dati, anche per consentirci reiterativamente di migliorarla? Ora, senza entrare in, come dire, in un ragionamento che riguardi la qualità dei dati, la pulizia, la coerenza, ci troviamo di fronte a una serie di difficoltà, che sono quelle che dobbiamo affrontare oggi quando maneggiamo dati. Intanto per chi deve strutturarli, perché chi deve strutturarli deve sapere cosa cercare. E se non possiamo basarci troppo su regole a priori, in qualche modo dovremmo avere almeno obiettivi. E in questo la sostenibilità diventa sostanziale, perché la sostenibilità nel quadro di azione di Agenda 2030 ci fornisce degli obiettivi. E gli obiettivi ci permettono di comprendere come articolare i modelli di gestione dei dati. E per questo motivo in qualche modo impieghiamo gli indicatori di riferimento come quelli di cui si stava parlando poc'anzi, che superano il PIL, si guarda al BES, si guarda ad altri indicatori che ci consentono di costruire dati in maniera diversa. E poi ci sono una serie di problemi che riguardano chi deve leggerli. E chi deve leggerli, cioè tutte le persone, la popolazione, i politici, gli influencer, gli opinion maker, gli stakeholder che abbiamo, si basano su problematiche che a loro volta sono strutturate su due temi. Intanto un motivo contingente e poi un motivo strutturale per i quali è difficile leggere i dati. Il motivo contingente è semplice. Nel nostro paese soprattutto manca la cultura del dato. Noi abbiamo uno strumento, per esempio, che è il PIAC, il Program for the International Assessment of Adult Competences dell'OCSE, che ci dice che le competenze linguistiche e matematiche sono la base su cui vengono sviluppate la maggior parte delle abilità complesse e vengono utilizzate quindi come indicatore di riferimento. Ecco, l'Italia è quasi sempre tra l'ultimo e il penultimo posto, tra l'ultimo e il terzultimo posto. Nell'ultima edizione era l'ultimo posto per le competenze linguistiche e al penultimo per le competenze numeriche. E poi ci sono le competenze informatiche. E su questo abbiamo per esempio il DESI. E anche su questo l'Italia è agli ultimi posti. Ma questo è il motivo contingente, che riguarda noi e che dobbiamo affrontare, che ci dà un'indicazione di policy su come costruire la programmazione dei prossimi anni, anche per esempio pensando al PNR, a partire da un dato di fatto. Poi ci sono dei motivi strutturali. L'essere umano ha difficoltà che sono innate nel concepire alcuni concetti. Su questo tema c'è Hans Rosling, che era un medico, purtroppo scomparso prematuramente, che ne dà una declinazione fantastica in un bel libro che si chiama Factfulness, e fa una serie di osservazioni che riguardano gli errori che facciamo quando interpretiamo i dati, quando leggiamo i dati come utenti. L'errore di soggettivazione, cioè applichiamo i nostri modelli come se fossero generali. Quello che viene definito istinto della linea retta, cioè concepiamo i modelli lineari, ma non quelli esponenziali. Okay. Stefano, sei entrato negli ultimi 3 minuti, quindi se diciamo, ti faccio una domanda diretta: quali sono i dati più importanti che devono essere integrati per misurare meglio l'economia inclusiva? Cioè, segnalaci 3 fonti innovative che se le messe insieme, integrate, possono aiutare la comprensione del concetto di crescita inclusiva. Difficile insegnare a casa insegnare religione a casa dei preti, dicono, e oggi a casa dell'Istat questa è una domanda che richiede una risposta difficile. In sostanza, noi sappiamo che dobbiamo concepire modelli nuovi, e quando andiamo a concepire modelli nuovi, questo vuol dire che dobbiamo non soltanto guardare a dati nuovi, dobbiamo guardare a fonti di dati nuovi e dobbiamo essere capaci di leggerli in maniera diversa. Quindi più che sulle fonti dati, io mi concentrerei sulle caratteristiche che debbono avere questi dati, anche perché spesso le fonti e le tipologie di dati non le sappiamo a priori, ed è proprio questa una difficoltà che ha la statistica ufficiale: lavorare sulla base di modelli che non consentono di sapere il dataset in partenza, ma richiedono che vengano analizzati. E quindi in 2 minuti andiamo a ragionare su quelli che sono gli indicatori, le regole in qualche modo, le parole chiave sulle quali dovremmo guardare. La prima è il livello di trust e quindi l'affidabilità differenziata dei dati. Il secondo è l'apertura dei dati, dei modelli e delle informazioni. Il terzo è trasparenza dei processi, dei procedimenti e degli algoritmi. Poi c'è un tema di interoperabilità dei dati e dei sistemi. Quindi c'è un tema di connessione
il dato come connettore, ossia guardiamo la nostra capacità di creare connessioni di dati e di utilizzare i dati come connettori di conoscenza. E questo ci porta all'ultimo elemento, quello della rete. Rete intesa sia come struttura tecnologica che come modello sociale. Cioè la rete valorizza i nodi e le connessioni e consente di gestire la complessità attraverso modelli dinamici. Ora, noi spesso siamo molto focalizzati sui nodi della rete, cioè i singoli dati, appunto le 3 fonti, le 7 fonti, le 5 fonti, ma in realtà chi si occupa di reti questo lo sa bene, lo vive tutti i giorni. Dobbiamo focalizzarci sulle connessioni, perché il valore spesso non sta tanto nel dato quanto nelle connessioni tra i dati, nella nostra capacità di creare connessioni dinamiche tra fonti di dati diverse. Mi hai fatto sentire vecchio, perché io ancora penso alle fonti di dati mentre tu pensi alla connessione tra i dati, quindi risposta brillante, ti ringraziamo molto. Ricordo che Stefano Epifani è anche docente universitario, nonché fondatore e presidente della Digital Transformation Institute. Grazie ancora Stefano, bellissimo intervento. Io manterrei il filo rosso, diciamo, di tipo tecnologico, informatico, quindi passerei la parola a Mario De Lucia di DXC Italia, che è un altro esperto appunto di disegno e creazioni di appunto basi dati complesse per l'integrazione. Passo la parola a Mario. Mario, non ti vedo, ma ci siamo già visti, quindi l'importante è che ti vedano gli altri. A te la parola. Mi sentite, spero, sì? Benissimo. Ok, perfetto. Buongiorno a tutti e grazie per l'invito. È un piacere partecipare a questo evento. Ho sentito già delle cose interessanti, sia dall'intervento precedente, ma anche stamattina dall'intervista del ministro Giovannini sul tema dei dati. Tra l'altro, piccolo aneddoto, il tema dell'inclusività è un tema abbastanza caldo in questa casa, nella mia famiglia, perché parlavo l'altro giorno con mio figlio che ha le prese con la matematica, con la ripresa della scuola, e c'era il tema dell'insiemistica e dell'inclusione, del concetto di inclusione tra insieme. E mi ha fatto sorridere la definizione che lui mi ha dato. Mi ha detto: sì, io quando gioco a calcio includo nella mia squadra tutti quanti i miei amici più bravi, e quindi mi ha dato questa idea di squadra. Questo mi ha dato anche un po' lo spunto per costruire un po' la chiacchierata di stamattina, perché pensando alla squadra, squadra è inclusione, ma squadra è anche interoperabilità, perché la squadra deve giocare insieme, deve interagire, deve andare a segnare e poi vincere la partita. E per questo motivo, quando ho pensato a cosa venire a raccontare stamattina, ho pensato a uno dei progetti che ultimamente stiamo portando avanti. Io sono un consulente, lavoro in una società tecnologica, DXC Technology, che fa progetti di trasformazione digitale e quindi applicazioni di sistemi informatici. E uno dei progetti che abbiamo svolto recentemente, ma che purtroppo stiamo ancora svolgendo, dico purtroppo perché si tratta di un supporto a un ente regionale per la gestione dell'emergenza Covid, uno dei progetti mi ha dato lo spunto proprio per raccontarvi questa storia. Era un ente su cui noi stavamo già lavorando quando è scoppiata la pandemia, per l'implementazione di un programma di sanità digitale, quindi realizzazione di servizi digitali quali prenotazione, quindi CUP, scarico referti, scelta dei medici, telemedicina, cartella clinica elettronica. Nel momento in cui è scoppiata la pandemia, di fatto il cliente ha un po' ritarato l'obiettivo dei progetti. Alcune delle iniziative sono state convertite in iniziative a supporto dell'emergenza Covid. Quali erano le esigenze di un'amministrazione regionale all'inizio della pandemia? Innanzitutto il contact tracing, ma anche il monitoraggio della pandemia. Prima si è fatto riferimento al famoso report della Protezione Civile delle 5 del pomeriggio. Beh, quella conferenza stampa, quel bollettino, era frutto di una attività di raccolta sul territorio dei dati relativi al monitoraggio della pandemia, quindi ai contagi, e poi consolidamento e proiezione dei dati a livello nazionale. Bene, allora, il modello che noi ci siamo trovati a fronteggiare quando abbiamo cominciato a lavorare su questo tema in una condizione puramente emergenziale era un modello apparentemente semplice, anzi sicuramente semplice, che era rappresentato da un livello territoriale in cui c'erano le strutture, quindi i laboratori di analisi, le aziende ospedaliere, le aziende sanitarie che erogavano le prestazioni, quindi i tamponi, somministravano i tamponi, li analizzavano e poi elaboravano il ritorno informativo che veniva distribuito ai medici di medicina generale e
ai livelli istituzionali, quindi Istituto Superiore della Sanità, Protezione Civile, ovviamente Ministero della Salute. Bene, la numerica di questi attori, degli attori di questo ecosistema, già di per sé rappresentava un problema, perché da un punto di vista tecnologico era assolutamente chiaro fin dall'inizio che c'era un problema di scarsa, anzi in alcuni casi ma assoluta assenza di interoperabilità tra questi sistemi. Il mondo della sanità è un diciamo un mondo in cui la logica del silos è sempre stata implementata ai massimi livelli, e per cui erano sistemi scarsamente interoperabili, anzi quasi del tutto non interoperabili. Quindi accanto a questa difficoltà di carattere tecnologico che noi conoscevamo abbastanza bene, però ce n'era anche un'altra che era un po' più subdola, che abbiamo scoperto in corso d'opera, quella che noi abbiamo chiamato interoperabilità semantica, perché ci siamo resi conto che alcuni dati assumevano una declinazione diversa e scale di valutazione diverse in funzione del livello in cui venivano gestiti, in funzione del sistema in cui venivano generati e poi trattati successivamente. Faccio un esempio: il termine, il dato relativo al sintomatico, cioè quindi capire se una persona era sintomatica, aveva contratto il virus. Bene, questa valorizzazione arriva a partire dalla misurazione di alcuni parametri, principalmente la temperatura e la pressione. Bene, e questi parametri, seppur misurati con sistemi diversi, in alcuni casi generavano comunque trattandosi di sistemi eterogenei, generavano delle confusioni. A questo poi si è aggiunto in un secondo momento il fatto che la parola sintomatico non bastava più, perché bisognava individuare differenti scale: il lievemente sintomatico, il poco sintomatico, l'asintomatico, e questa cosa ha comportato la necessità di riscrivere delle regole di generazione e di trattamento di questi dati, una tassonomia che consentisse di arrivare a dei flussi standardizzati. Da un punto di vista tecnologico, il problema che ho esposto prima, quindi la diffusione e la proliferazione di sistemi a silos, è stato risolto mediante l'utilizzo di una piattaforma di interoperabilità. Sono delle componenti applicative che sono in grado di generare dialogo tra sistemi che non hanno apparentemente diciamo interconnessione, e quindi, seppur con tutta la complessità del caso, perché parliamo circa di 5.000 medici di medicina generale, circa 200 laboratori di analisi, circa 30 tra strutture ospedaliere e aziende sanitarie locali, seppur con la complessità dettata da questa numerica, comunque questo problema è stato risolto. Un po' più complicato è stato risolvere il problema della, diciamo, interoperabilità semantica. Mario, scusami, ti chiedo un attimo di appunto focalizzare meglio quest'ultimo punto negli ultimi tuoi 3 minuti, perché diciamo noi nell'ambito della statistica ufficiale ovviamente progettiamo, no, tutto quello che è, diciamo, la classificazione, le definizioni, quindi per noi l'interoperabilità semantica non è un problema, perché by design viene, diciamo, progettata. È un po' un vincolo, diciamo, che anche sull'utilizzo, certo, dei dati, però noi lo facciamo. Io vorrei sapere due domande. Sì. Diciamo, come si potrebbe risolvere questo problema dell'interoperabilità semantica a priori, quindi non come un lavoro faticoso che viene fatto a posteriori, quindi una progettualità by design non solo tecnologica ma anche semantica. Un altro invece, un punto che ti chiedo a conclusione, un flash di quello che succede, diciamo, mentre prima per produrre l'informazione relativa a Covid ci sarebbero voluti 6 mesi, poi dopo Covid invece i tempi si sono notevolmente ridotti, quindi un'accelerazione nei tempi, quindi la tempestività, no? I dati c'erano, storicamente c'erano e si potevano mettere insieme, solo che i tempi sarebbero stati completamente diversi se non si arrivava appunto all'interoperabilità. Allora, la risposta, diciamo che l'hai anche anticipata: ragionare by design, cioè progettare applicazioni e sistemi informatici che abbiano al proprio interno una logica di interoperabilità cablata, cioè deve essere un principio ispiratore quello dell'interoperabilità, e il risultato ce l'abbiamo praticamente quasi tutti i giorni sotto gli occhi, perché come dicevo prima stiamo assistendo il nostro cliente in tutte le fasi del ciclo di vita della pandemia, e adesso ci troviamo ad avere a che fare con il monitoraggio dei vaccini. Basta accendere la TV e guardare al telegiornale quando rappresentano la situazione dell'andamento dei vaccinati. Beh, lì si vede una situazione in tempo reale,
quindi un aggiornamento in tempo reale dei dati. Perché? Perché le piattaforme che sono state sviluppate nel frattempo hanno avuto alla base uno dei principi, era quello dell'interoperabilità. E l'altro tema, l'altra risposta, l'altra domanda che mi facevi è che l'altra lezione che noi abbiamo imparato è che lo sviluppo della tecnologia per essere inclusiva, per essere aperta, non può essere lasciato a se stesso, ma deve essere accompagnato da delle opportune azioni di cambiamento, quelle che noi chiamiamo il supporto organizzativo, cioè un'analisi, una condivisione tra tutti quanti gli stakeholder, utenti e fruitori del sistema, che devono necessariamente definire insieme il sistema di regole e di utilizzo, le tassonomie per poter utilizzare questi dati, raccogliere e utilizzare questi dati. Ok, perfetto, grazie mille. A questo punto quindi ringrazio Mario De Lucia di XG Italia. Passiamo a un altro esperto di appunto sistemi informativi. Grazie. Con un orientamento alla componente territoriale. Siamo in Veneto, i dati territoriali sono molto importanti, quindi passo la parola ad Alessandro Greco, che dovrebbe essere... Sì, buongiorno. Ok, ciao. Mi sentite? Sì. Buongiorno. Sì, allora io lavoro in sistemi territoriali, che è un'azienda del settore IT, anche noi ci occupiamo di system integration e sviluppo software, siamo anche partner SaaS. E in particolare... Ah, ok... Ma mi dicono di attivare il video. Perfetto. Okay, eccoti. Quindi mi vedete anche? Sì, perfettamente. Ah, benissimo, fa piacere. E quindi dicevo, ho un'esperienza insomma di oltre 15 anni in progetti in ambito socio-economico con enti prevalentemente pubblici, quindi pubblica amministrazione locale, dai comuni, le province e le regioni, ma anche con la centrale, quindi ministeri, IMSS in particolare. Negli ultimi anni sto lavorando molto proprio con Istat. Ecco, l'obiettivo di tali progetti più o meno è sempre stato lo stesso, ovvero quello di supportare con i software, applicazioni varie, questi enti nell'attività sia di diffusione e pubblicazione, ma anche quella di riuso di dati. Quella che poi, dal 2013 con il governo Obama, con la sua Open Government Initiative, ha coniato col termine Open Data. No? Ecco, i dati statistici sono alla base di qualsiasi iniziativa Open Data insieme a dati geografici. E ci sono insomma molti studi che dicono questo, e dicono che i dati statistici sono quelli largamente più richiesti dagli utilizzatori, e anche l'esempio del Covid che sentivamo prima è assolutamente una dimostrazione di questo. Ecco, quindi provo a dare il mio contributo, la mia visione su questo tema anche della crescita inclusiva, perché abbiamo già detto che questo è un tema complesso e quindi per forza le soluzioni sono complesse. Poi la sfida di noi informatici, no? Cercare di, grazie alla tecnologia, di nascondere anche questa complessità. Ecco, io vedo due principali sfide da affrontare. Una è stata già ampiamente citata, che è quella dell'interoperabilità, quindi provo a dare anche il mio punto di vista, a raccontare appunto quella che è un po' la mia esperienza. Quindi abbiamo detto che gli indicatori correlati alla tematica dell'inclusione, quindi abbiamo citato BES e altri, sono chiaramente fortemente multidisciplinari, no? Già il titolo appunto di questo talk è evidente: economia, ambiente, salute, cultura, e stanno quindi anche in data silos, anche questo è un termine che abbiamo già citato stamani, che provengono anche da diversi enti. Quindi pensiamo ad esempio all'indice di vulnerabilità elaborato da Istat. Noi recentemente, ad esempio, stiamo collaborando con Federsanità e ANCI Toscana per un progetto sulla Regione Toscana sul disagio abitativo. E anche qui abbiamo necessità di incrociare dati demografici con informazioni sul reddito, sugli alloggi, addirittura nel caso di disagio abitativo con i servizi che si trovano in una determinata area. No? Quindi il problema che si incontra in questi contesti è quello di riuscire a trovare delle dimensioni comuni, oltre al territorio e al tempo, che ci consentono di incrociare dei dati. Faccio un esempio banalissimo: se ho in due dati delle facilità definite in modo diverso, non riesco a incrociarle. Quindi in questo contesto, anche qui appunto un termine che è stato già detto, ma che ci tengo a ribadire, prevedere, utilizzare anche delle tecnologie che by design prevedano a monte, quindi, che l'interoperabilità è un fattore chiave.
Ecco, su questo non siamo all'anno zero, perché appunto, come ha già detto lei, Istat sta ormai da diversi anni lavorando in tal senso, e ci sono degli standard internazionali come SDMX, che sarebbe Statistical Data and Metadata Exchange, che è una soluzione tecnologica che prevede che i dati proprio siano modellati e esposti in modo nativo interoperabile. E noi appunto stiamo lavorando moltissimo in tal senso, e grazie a questo standard i dati sono quindi effettivamente molto più facilmente incrociabili e anche utilizzabili da vari strumenti come SAS, ma ci sono anche plugin Excel, ad esempio, no? che consentono di accedere a dati SDMX. ISA sta promuovendo l'adozione di questo standard in tutto il system, e ci sono diversi enti, ad esempio cito anche la Regione Lombardia, che è stata una degli early adopter, no? Quindi dei primi utilizzatori di SDMX con il dottor Lentini qualche anno fa, ma anche IMSS, eccetera. Quindi questi enti hanno capito il vantaggio e i benefici di tale approccio, e quindi si stanno adeguando in tal senso, sia in ottica di riuso che anche di pubblicazione. Purtroppo però non abbiamo risolto il problema, perché l'interoperabilità da sola non è sufficiente. Qui invece vado al secondo punto che mi sembra non abbiamo ancora toccato oggi, che è quello della granularità dei dati, cioè ovvero l'aumento del loro livello di dettaglio del contenuto informativo. Perché se il dato, anche se pienamente interoperabile, è comunque troppo aggregato, sia sul territorio, ad esempio, noi sappiamo che diciamo non tutti i dati sono rilasciati a livello comunale, no? Troviamo tantissimi dati che sono ancora a livello provinciale, ma anche poi su alte dimensioni ci sono delle aggregazioni, non abbiamo una granularità alta. Beh, allora è chiaro che ci sono di poco aiuto per misurare dei fenomeni complessi e articolati come quello dell'inclusione. Pensiamo, per fare un esempio, alla differenza che può avere o meno avere la dimensione sesso su un dato relativo alle imprese, a fine di individuare la percentuale di quelle femminili o individuare settori in cui c'è disparità di genere, lo stesso con l'età, eccetera. Quindi, oppure tornando al disagio abitativo, l'importanza di avere dati su comunali a livello di sezione di censimento, perché come dicevo dobbiamo anche andare a capire, a valutare i servizi che ci sono in una determinata area. E senza considerare il fatto che siamo in un periodo tecnologico in cui abbiamo degli strumenti, cito ancora una volta SASFIA, per esempio, insomma, Partner SAS, che hanno dimensioni, che più hanno informazioni, più hanno dimensioni analisi, più consentono di fare data analytics, quindi individuare cluster di entità che hanno un comportamento comune, fare previsioni, eccetera. Quindi in tal senso nel mondo dei big data la dimensione e complessità dei dati non è più un limite, ma diventa un vantaggio. Le reti neurali più hanno informazioni e più apprendono. Alessandro, guarda, scusa se ti interrompo, sei negli ultimi 3 minuti, ti faccio una domanda, ma tutta questa complessità poi viene compresa dagli utenti, cioè un utente medio come riesce a capire, a leggere? Questa è una sfida che fa parte quasi prevalente del mio lavoro, che è quella di poi riuscire a produrre delle sintesi e delle dashboard che riescano a comunicare tutta questa, diciamo, elaborazioni e informazioni complesse che sono alla base, con poi indicatori sintetici e reportistiche, no, che siano poi il più possibile comprensibili e usabili a diversi livelli di dettaglio. Quindi poi tutti questi dati devono essere poi fruiti a vari livelli, no? Quindi abbiamo il tecnico, che magari ha bisogno delle informazioni più spinte per fare le sue elaborazioni, fino a salire ai cittadini o ai decision maker che hanno bisogno un utilizzo differenziato, aggregati, cioè, che però sotto hanno si portano tutta. No, quindi esatto, tutto quello che tu proponi è dare a ogni utente quello di cui lui ha bisogno, quindi una sorta di customizzazione del dato. Ok, ti ringrazio, diciamo, anche per averci mostrato il lato umano dell'informatica, no? Noi pensiamo che gli informatici pensano solo a, no, fare girare programmi, invece questa apertura, no, anche a farsi capire e a fare capire il dato è un elemento, diciamo, convergenza, no? Un tema importante è la convergenza tra gli statistici, stakeholder ed informatici, per creare una cultura comune non solo dell'interoperabilità ma anche dell'integrazione dei dati. Ti ringrazio moltissimo. Ora veniamo alla parte più bella di questo talk, perché abbiamo due relatrici in presenza, però abbiamo un solo microfono, quindi sono costretto a... Ah no, ce ne abbiamo due, quindi passerei la parola immediatamente a Cristina Meloni, di Labo Architect and Inventors. Cristiana.
Allora, salve a tutti. Innanzitutto grazie a Istat per questa grandissima opportunità, comunque essere qui a fare uno scambio interprofessionale come questo, insomma, dopo un anno di pandemia è un grandissimo traguardo. Io sono Cristiana Meloni, architetta, inventrice e cofondatrice dello studio di architettura Labo Architects and Inventors, che è il primo incubatore italiano di invenzioni di architettura. E quando mi definisco inventrice, ovviamente non sono io a definirmi così, ma è un titolo che mi è stato ovviamente consegnato dal Ministero dello Sviluppo Economico nel momento in cui ho depositato il mio primo brevetto. E siamo al Festival della Statistica, quindi mi piacerebbe sapere, insomma, avere la curiosità di chiedervi se vi sia mai capitato nella vita di utilizzare almeno una volta nella vita Google Brevetti. E questo perché, come diceva prima anche il professore Epifani, purtroppo in Italia manca la cultura dei dati, e specialmente dopo un anno di pandemia si parla di rapida evoluzione delle tecnologie digitali, si parla di distanziamento sanitario, si parla di crisi geopolitiche, di contenimento della globalizzazione, di cambiamenti climatici, e tutti questi fattori ci impongono di utilizzare dei nuovi metodi progettuali. Questi fattori sono in realtà delle nuove opportunità che in qualche modo però ci obbligano ad avere ad attuare dei nuovi processi progettuali che siano intelligenti, che chiaramente rispondano a determinati requisiti di sostenibilità. Mi piacerebbe adesso sapere, ovviamente se parliamo di sostenibilità siamo tutti professionisti in questo caso diversi, quindi probabilmente ognuno di noi ha un concetto di sostenibilità diverso, ma quello che credo è che alla base di tutto ci sia comunque come metodo la progettazione brevettata, quindi la progettazione brevettata come metodo di lavoro, perché ogni brevetto è un seme che viene piantato e dal quale poi si può generare un'altra invenzione. Quindi per creare cultura proprio sulle banche dati è necessario fare cultura su brevetti per creare questa biblioteca di semi. Ho avuto modo di leggere il rapporto annuale dell'Istat del 2020 e mi sono soffermata su una tabella, che è la tabella dell'ITMAP 2017, che è la tabella che mette in relazione i settori professionali e associa, diciamo, ad ogni categoria professionale delle filiere. Al mio settore, quindi al settore dell'architettura e dell'ingegneria, è associato quello delle costruzioni, dell'editoria, dell'informatica, dei servizi immobiliari, servizi legali, ricerca e sviluppo e fornitura di personale. E guardando questa tabella, ovviamente mi verrebbe da fare una critica, non ovviamente a Istat che ha, diciamo, redatto questa tabella, ma più che altro a quello che è il sistema socioculturale italiano, perché la domanda è questa. Cioè, questa tabella dimostra che c'è un totale disinteresse da parte di potenziali inventori come gli architetti e come gli ingegneri nei confronti di temi che determinano necessariamente l'ambiente in cui viviamo, la cultura che generiamo e l'economia chiaramente che generiamo di conseguenza. Quindi in realtà la progettazione brevettuale potrebbe essere, o meglio è, quell'acceleratore che permetterebbe di cambiare e aumentare quelle che sono le filiere associate ai settori lavorativi, perché sono sicura che se potessimo adesso immaginare un heat map del 2040, sicuramente al nostro settore professionale, quindi all'architettura e all'ingegneria, potremmo tranquillamente associare quello dell'agricoltura, dell'energia, dell'acqua, dei rifiuti, degli alberghi e della cultura. E questo lo dico non è un concetto utopico, questa è realtà, perché agli architetti capita di progettare in questi ambiti costantemente, e questi sono ambiti in cui possiamo inventare. L'acceleratore brevettuale è quindi lo strumento per cambiare quella che è la natura del settore di riferimento a cui apparteniamo. Faccio un altro esempio pratico. Noi in edilizia utilizziamo ad esempio le fibre di carbonio per fare rinforzi strutturali,
quindi è un brevetto. Pochissimi sanno che gli scarti di queste fibre di carbonio vengono utilizzate per esempio per realizzare delle chiavi, le chiavi, le banalissime chiavi per aprire le porte, perché sono chiavi che sono indistruttibili e più leggere. Quindi questo dimostra, è un esempio molto banale, però per dimostrare che un brevetto in realtà ha la capacità di cambiare completamente la filiera di riferimento. Inoltre l'acceleratore, diciamo, brevettuale è il veicolo attraverso il quale puoi quindi innescare quel processo di domanda-offerta, perché ovviamente nel momento in cui entriamo su Google Brevetti, il giorno zero la nostra idea ha già un valore economico, e questo è un altro grandissimo vuoto, perché purtroppo in Italia si pensa che bisogna brevettare per tutelarsi a livello legale, invece dobbiamo imparare che oggi bisogna brevettare per dare un valore alla nostra idea, un valore economico alla nostra idea già il giorno zero, perché il giorno zero la nostra idea viene, diciamo, messa in mostra su vetrine mondiali come quelle di Google Brevetti, e già quindi ha un valore economico. Inoltre, infine, non per ultimo ma assolutamente non meno importante, è il fatto che l'ho vissuto sulla mia pelle: il brevetto è lo strumento attraverso il quale si può arrivare all'annullamento di genere. E questo lo dico da architetta, perché costantemente lavoro in cantiere, e purtroppo sappiamo benissimo che l'edilizia è un settore, non vorrei dire maschilista, ma diciamo legato a una cultura tradizionale, mettiamola così, e non è facile per una donna lavorare in un settore come questo oggi, nonostante siamo nel 2021. Io ho vissuto sulla mia pelle la differenza, cioè attraverso le mie invenzioni sono riuscita ad annullare questo gap, perché ovviamente se porti una buona idea in cantiere, che è una soluzione a un problema tecnico, quell'idea è assolutamente efficace sia se è stata inventata da un uomo o da una donna. Quindi non importa se dietro a quell'idea c'è un uomo o una donna, l'importante è che quell'idea risolva un problema tecnico. Su questo bisognerebbe ovviamente fare tanta formazione, perché in Italia oggi solo il 17% dei brevetti che vengono depositati ogni anno appartiene ad una donna. In Italia purtroppo il numero dei brevetti annuali è molto basso, stiamo parlando di circa 4.000 brevetti l'anno, e solo il 17% appartiene ad una donna. E questo perché? Non perché le donne inventino meno, assolutamente, ma perché purtroppo alle donne l'accesso oggi agli ambienti tecnologici e informatici, ahimè, è ancora limitato. Nel 2016 il WIPO ha detto un'indagine per cercare di capire quali siano i settori in cui le donne inventano di più. E ahimè, il mio settore, quindi quello dell'architettura e dell'ingegneria, è totalmente lontano da queste percentuali. Al primo posto abbiamo le biotecnologie, al secondo posto il settore farmaceutico. Ecco, scusate. Okay. Quindi dicevo, al primo posto abbiamo le biotecnologie, al secondo posto il settore farmaceutico e al terzo posto il settore chimico. Il dato positivo che emerge da questa indagine fatta dal WPO è che dal 1995 al 2015 il numero delle donne che hanno brevettato è raddoppiato. Ma allo stesso tempo il dato negativo che emerge da questo è che se seguiamo l'andamento di questa curva crescente, in realtà raggiungeremo la parità nel 2080, che è un dato imbarazzante. E come si fa quindi ad arrivare ad un'accelerazione brevettuale? Sicuramente dal punto di vista pratico, con la formazione. Perché non c'è, come diceva appunto prima il dottore Epifani, non c'è cultura della banca dati, non c'è cultura sui brevetti, e di conseguenza non ci meravigliamo se i paesi esteri non hanno di conseguenza interesse a depositare in Italia. L'UIBM l'anno scorso ha dimostrato che il 92,5% dei brevetti depositati in Italia appartiene a cittadini italiani. Questo dimostra che solo il 7,5% è qualcuno, diciamo, che vive all'estero, che ha interesse a depositare in Italia, ed è un dato
veramente scoraggiante, perché chiaramente è un paese che non ha cultura e merito e chiaramente non ha di conseguenza non è capace e in grado di innescare un'economia dietro questo tema. E inoltre si può arrivare, a mio avviso, a questa accelerazione brevettuale dal punto di vista pratico anche creando dei team interprofessionali, perché anche qui un altro grande problema: l'Inarcassa l'anno scorso ha diciamo, analizzato gli studi di architettura medi italiani e il numero di persone che lavorano negli studi di architettura è 1.5, quindi questo vuol dire che il 90% degli architetti oggi lavorano da soli, ed è chiaro che se continuiamo a ragionare in questo modo non andremo tanto lontano. Per quanto riguarda il tema delle donne, ovviamente bisogna iniziare a fare cultura già da piccole. Microsoft qualche anno fa aveva pubblicato uno spot molto divertente in cui aveva chiesto a delle bambine se conoscessero il nome di donne inventrici, e queste bambine in realtà non hanno saputo rispondere. Cioè, aveva chiesto prima alle stesse bambine se conoscevano nomi di uomini inventori, ovviamente avevano citato scienziati, astronauti e quant'altro. Nel momento in cui è stato chiesto alle stesse bambine: ma tu conosci il nome di una donna inventrice? Queste bambine non erano in grado di rispondere, perché è chiaro che se non insegniamo già alle donne da piccole che possono inventare, sono assolutamente in grado di farlo, purtroppo creiamo un vuoto che ci portiamo appresso per tantissimi anni. Io personalmente poi scrivo un blog sulla testata giornalistica Rewriters che si chiama Inventare al femminile, in cui ogni volta vi racconto di un'invenzione fatta da una donna, quindi mettiamola di parlare anche delle donne sempre in senso negativo, ma raccontiamo anche invece quante cose belle hanno fatto le donne. E ovviamente adesso mi verrebbe da chiedere a voi se conoscete il nome di una donna inventrice, ma credo che basterebbe anche collegarsi al wifi, al primo wifi che troviamo, e chiedersi chi l'ha inventato. Ok, bellissimo intervento, Cristiana. Grazie. Soprattutto anche per la... grazie per l'applauso. E diciamo, io volevo solo ricordare che l'Istituto Nazionale di Statistica è stato pioniere nelle statistiche di genere, quindi ti puoi sentire a casa tra noi, e soprattutto anche il fatto che hai argomentato sulla base di numeri. Questo non è comune, diciamo, quindi non hai fatto, hai fatto sicuramente un intervento brillante, molto intelligente, ma saper mettere insieme fatti, situazioni, anche prospettive con i numeri è quello che è lo spirito di questo festival. Grazie. Ti ringrazio tantissimo. Ora passiamo all'ultimo intervento. Abbiamo Rossana Revello che ci racconta, quindi partendo da una storia triste, no? Racconta un'esperienza di rinnovamento. Sì, grazie. Dunque, io sono un imprenditore, mi occupo di processi di partecipazione e di sostenibilità, e sentendo le cose che dicevamo oggi, diciamo, la declinazione del tema dell'inclusività, che è dentro al tema della partecipazione, sul lato sociale e sul lato economico, diciamo, credo che stia molto bene completi il quadro tecnologico che oggi è stato fatto, quindi cerco di darvi un altro, diciamo, un altro punto di vista, un altro aspetto. Io sono genovese e sono stata testimone di quella che per noi è stata una delle forse più grandi tragedie che abbiamo vissuto, cioè il crollo del Ponte Morandi, di quello che è successo. Diciamo che il caso, parlandone con Stefano, il caso del Ponte Morandi, secondo me, per quello che è successo dopo e per quello che sta succedendo, è veramente un modello, è un esempio di come una rigenerazione può andare molto oltre quello che è un obiettivo, diciamo, banale, cioè ricostruiamo un ponte. È andata e sta andando molto molto al di là, e il tema dell'inclusione è proprio la linea guida che ci ha portato a fare un progetto di cui forse nessuno di noi si aspettava. Ecco, tenete conto che il progetto che poi è stato il ponte, come sapete, è stato ricostruito in meno di 2 anni, in 1 anno e mezzo, è un successo assolutamente inatteso, che è nato da una logica di veramente di inclusione. Cioè, questa è un'operazione che dovevamo fare tutti assieme, tutte le componenti interne ed esterne della città si sono messe insieme, dal pubblico al privato, alle associazioni, non c'è stata una voce contraria. È stato un processo che ci ha portato a un risultato che adesso vi racconto, diciamo, i passaggi, perché secondo me sono interessanti in questa logica.
dove il tema della riqualificazione urbana può diventare, in un percorso di tempo che è stato definito un asse di tempo temporale di 11 anni, a cambiare completamente l'assetto di una parte di città e quindi diciamo passare veramente da quello che è stato lo sgomento di una tragedia all'orgoglio di una ricostruzione, come ha detto peraltro Renzo Piano quando ha inaugurato il ponte. Allora tenete conto che noi partiamo da uno scenario estremamente complicato, una fragilità territoriale. Genova è una città dal punto di vista del dissesto idrogeologico tra le peggiori d'Italia, una città vecchia, l'invecchiamento della popolazione in territorio genovese è al primato italiano, difficoltà di collegamento esistenti diciamo da sempre, storiche, diciamo quarantennali, un'imprenditoria frammentata e un mondo diciamo legato al quartiere in cui c'era il ponte molto degradato, una realtà anche socialmente difficile. Allora in quel giorno, quel 14 agosto del 2018, è successo quello che è successo, e la prima cosa diciamo al di là dello sgomento e della incredulità totale diciamo c'è stato dopo i primi momenti ovviamente, immediatamente il focus sono state le persone, la tutela delle persone, gli sfollati, a parte ovviamente le persone che hanno viaggiato su quel ponte che non ci sono più, ma diciamo tutti quelli che c'erano sotto, i rischi enormi per tutto quello che era il contesto nel quale ci si trovava, quindi all'attenzione massima a sistemare gli sfollati, a mettere in sicurezza l'area. E il giorno dopo Renzo Piano è stato chiamato per chiedergli: facci tu il progetto, noi dobbiamo fare presto. Dobbiamo fare presto perché quel ponte rappresentava un collegamento vitale non solo per la nostra città ma per il nord Italia, e il tempo è stato l'elemento chiave che ci ha portato al percorso che poi abbiamo seguito. Da un punto di vista politico e amministrativo, la vera novità è stata quella che il fatto di aver avuto un commissario, di aver avuto una legge speciale, non ci ha portato oltre la legge, non è stato fatto niente di diverso dalle leggi, è stata applicata una direttiva europea con una logica diversa. Invece che fare le opere in sequenza, le opere sono state fatte in parallelo, cioè nel momento in cui noi toglievamo i detriti, cominciavamo a costruire, e il fatto di fare le cose in parallelo ha ovviamente ridotto i tempi, quindi è una cosa banale se volete, però questo ha permesso di ridurre moltissimo tempi di ricostruzione che in Italia sapete sono di qualche decina d'anni di questo tipo di opere. Rassana, scusami, il ruolo dei dati in tutto questo qual è allora, stato? Il ruolo dei dati faccio un esempio. Nel gruppo tecnico che è stato messo in piedi sono stati scelti subito esperti sia diciamo di tipo scientifico-tecnico che esperti di costruzione, magistrati, esponenti diciamo che potessero controllare, no? Avere un ruolo di gestione anche manageriale. C'è stato un momento in cui era necessario decidere, e questo fu un processo deciso insieme anche alla popolazione, come abbattere i piloni, perché il rischio dell'abbattimento, di come venivano abbattuti, aveva una problematica di diffondere le particelle di amianto di cui erano costituiti purtroppo questi piloni nel quartiere e nella città, per cui lì furono raccolti dati in maniera rapidissima per capire le varie opzioni, quale poteva essere l'opzione migliore, e l'opzione che venne scelta fu quella di far esplodere comunque i piloni con un sistema di annaffiamento successivo che era stato dato da tutta una serie di confronti di dati che erano stati visti su casi analoghi, e devo dire il successo è stato perfetto, non ci fu nessun problema. Ok, un'ultima domanda perché abbiamo un tempo relativamente limitato, volevo chiedere. Ecco, diciamo, tu hai detto, no? Non è stato solo ricostruire un ponte, ma comunque rigenerare. Ecco, il tema della rigenerazione, quindi l'effetto che è non solo ripristinare, ma guardare al futuro, anche qui i dati che cosa dicono? Allora,
L'idea è stata quella che noi non abbiamo ricostruito un ponte, abbiamo aperto un percorso per rigenerare un intero quartiere, una città. È stato fatto un bando. Questo bando ha fatto vincere una società di architettura che ha presentato un progetto che parla del nuovo parco del Polcevera. Il Polcevera è il fiume sul quale il ponte era costruito. Questo parco, che si svilupperà in 11 anni, prevede una serie di progetti legati alla sostenibilità ambientale, per cui tutto verrà fatto secondo una logica di basse emissioni, di evitare la CO2, l'illuminazione basata sulle fonti alternative, tutto un percorso verde, una pista ciclabile, il coinvolgimento di 250 piccole imprese agricole che faranno nascere dei piccoli luoghi, anche frequentabili dalla popolazione, per rigenerare tutto il fronte del lungo torrente, che partirà da dove è, dalla zona in cui è rinato il ponte, per entrare nell'entroterra per diversi chilometri. Pensa che si parla di riuscire a rigenerare 6.000 posti di lavoro in una zona che di lavoro non ce n'aveva più. E quindi c'è tutto il progetto, ha l'obiettivo di, costruendo anche tutta una serie di strumenti tecnologici e di attenzione, di rilevazione dei dati, di sensori, tali che permettano sostenibilità ambientale, sostenibilità sociale insieme, proprio in una logica virtuosa. Ecco, qualcosa di cui noi non ci eravamo neanche mai posti il problema né la possibilità. Diciamo che dalla tragedia è nata un'opportunità, e da questa opportunità noi cercheremo di fare il meglio, insomma. Perfetto, grazie. E propongo un applauso anche per questo intervento. Grazie. No, anche per il tema trattato, no? E il cambiamento, no? E io come moderatore non sono previste conclusioni, ma solamente ringraziamenti. Volevo sapere se qualcuno dei relatori ha qualcosa da dire sull'intervento dell'altro relatore, no? In qualche modo Cristiana ha un po', no? Vi ha un po' chiamato in causa, alcuni informatici barbuti, quindi fondamentalmente voi come vedete una maggiore inclusività della componente femminile? A parte il piacere di lavorare con delle colleghe, quali sono le barriere che veramente la tecnologia può aiutare a superare? Fondamentalmente c'è un concetto anche di meritocrazia, no? Cioè, quando entra in ballo il merito, altre cose perdono importanza. Quindi come sta evolvendo, no, un po' anche l'ambiente dell'informatica, per esempio, che è un ambiente anch'esso non come quello delle costruzioni, ma tipicamente maschile. Vado io? Sì. Eccomi. Chi vuole? Sì, allora, no, devo dire che almeno per la nostra realtà, ma in generale per il nostro mercato, questo problema è meno sentito, ultimamente soprattutto. Non a caso l'indice di quota rosa è un indice che viene costantemente misurato anche sulla nostra azienda. E personalmente, non ci interessano le quote rosa, non è, cioè, ci interessano i vestiti rosa, ma le quote rosa no. No, vabbè. Cioè, come indicatore statistico, ok. No, ma intendevo anche la presenza, anche okay. I ruoli apicali, assolutamente. Ben rappresentato le donne rappresentano anche dei ruoli direttivi, quindi questo tema dell'inclusione sinceramente non lo vedo molto sentito, almeno nel nostro ambiente, soprattutto negli ultimi tempi, devo dire che non c'è questo tema, si lavora costantemente per migliorare questi aspetti. Non so se il collega condivide questo punto di vista oppure ha una visione diversa. Sentiamo anche gli altri oltre Mario. Chi vuole parlare? Sì, no, per quanto insomma anche noi come azienda, nel campo dell'informatica, c'è stato un periodo, devo dire, più diversi anni fa, in cui effettivamente la presenza maschile era predominante, però ecco, soprattutto era nell'era dei big data, data analytics, quindi soprattutto sulla
la parte di analisi, elaborazione dati, che noi insomma abbiamo una presenza femminile, anzi diciamo che in quel settore è sicuramente prevalente. Qui continuano a passare gli autobus, purtroppo diciamo adesso non so se c'è un intervento da parte di Stefano Epifani. Sì, soltanto... Soltanto due considerazioni. La prima è che spesso noi tendiamo a sottodimensionare il ruolo, per quanto oggi se ne parli moltissimo, tendiamo a sottodimensionare il ruolo dei temi collegati alla gender equality rispetto ai modelli di sviluppo sostenibile complessivamente. Io dico sempre, non è un caso che il tema dell'eguaglianza di genere è il quinto obiettivo, non è il dodicesimo, il tredicesimo, il quattordicesimo. Questo non vuol dire che è più importante, ma che abilita tutti quelli che vengono dopo, e questo è fondamentale ricordarcelo. Detto questo, cercherei di lanciare invece un sasso in un'altra direzione. Attenzione sul tema dell'inclusione, perché noi oggi stiamo rischiando non soltanto l'esclusione di genere, ma anche l'esclusione digitale. Cioè, viviamo in un paese in cui quanto più diventa importante essere abilitati alla partecipazione attraverso gli strumenti digitali, quanto più gli indicatori tecnologici e culturali ci dicono che le persone sono lontane dal comprendere davvero cos'è la cultura digitale. Questo rischia di creare una diseguaglianza che non è di genere, ma è parimenti importante, perché rischia di non farci vivere come cittadini il mondo connesso, ma come sudditi. E questo è un rischio che non possiamo correre, tanto quanto non possiamo correre quello relativo all'eguaglianza di genere. Possiamo dire che questo digital divide, almeno questo, favorisce i giovani. Attenzione, perché noi confondiamo la natività digitale con la cultura digitale. È vero che i giovani sono tendenzialmente favoriti, ma non basta essere nati dal 2000 in poi per aver superato il problema, perché spesso noi usiamo gli strumenti che abbiamo a disposizione più come utonti che come utenti, cioè li utilizziamo funzionalmente ma senza conoscerne dinamiche, caratteristiche e regole, e questo è davvero grave. Ok, bellissima questa definizione di l'ultima, ce la conserviamo per altri talk. Ok, ringrazio tutti, bellissimo talk. Grazie a voi. Arrivederci, passiamo al talk successivo. Grazie.